Ha inizio la riunione straordinaria della Corte Costituzionale sull'attività svolta nell'anno 2022. Signor Presidente della Repubblica, signori Presidenti del Senato e della Camera, signor Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, signori Ministri, Presidenti e giudici emeriti della Corte Costituzionale, autorità. L'udienza straordinaria segna con solennità il passaggio del tempo e si presta a una riflessione sul lavoro svolto dal Collegio dei Giudici Costituzionali e da quanti nella comunità della Corte Costituzionale facilitano l'attività giurisdizionale. A tutti loro rivolgo, in apertura della mia relazione, un ringraziamento sentito. Si deve anche a questa comunità e alle molte competenze che in essa si coordinano, un'apertura ancor più marcata della Corte Costituzionale all'Europa e al mondo, un'apertura resa urgente dall'incalzare di guerre e dall'aspirazione alla pace. Con una risoluzione ampiamente condivisa, il Presidente Giuliano Amato ha esortato le corti costituzionali riunite nella conferenza mondiale svoltasi a Bali lo scorso ottobre, significativamente incentrata sul tema della giustizia costituzionale e della pace, ad affermare in modo deciso e unanime i principi dello Stato di diritto. La Corte italiana è stata presente in quella conferenza con una relazione di sintesi nella sessione dedicata all'indipendenza dei giudici. Sull'indipendenza dei sistemi giudiziari a tutti i livelli e sulla trasparenza del loro agire si consolida l'autorevolezza delle corti costituzionali. La metafora della rete, sovente usata per descrivere le connessioni fra corti, il loro interloquire su temi comuni, rende assai bene l'idea del fitto scambio di informazioni e delle iniziative prese dalla Corte Costituzionale italiana, parte attiva nella rete delle corti dell'Unione Europea e in quella del Consiglio d'Europa. Infatti, con l'intento di attrarre l'attenzione dei più giovani sul tema della tutela dei diritti dei fragili e dei disabili, nel mese di aprile la Corte Costituzionale ha invitato l'allora Presidente della Corte di Strasburgo, Robert Spano, a tenere una lezione in un'affollata aula magna dell'Università Sapienza di Roma. Inoltre, una delegazione di giudici della Corte di Lussemburgo, guidata dal Presidente Lenaerts, è stata ricevuta nel mese di settembre in occasione di un seminario in cui si è discusso di identità nazionale e di valori comuni europei. Nel mese di dicembre il confronto è proseguito a Lussemburgo durante le solenni celebrazioni per i 70 anni della Corte di Giustizia, con la presenza della Corte Costituzionale nella sessione di apertura. I numerosi inviti che la Corte riceve, le richieste di avviare scambi di esperienze da parte di altre corti non solo europee, rappresentano un segnale di vitalità e di dinamismo. Questa istituzione di garanzia mantiene la sua funzione di custode della Costituzione anche quando sviluppa una coerenza sempre più solida nel valorizzare i parametri europei e convenzionali, integrandoli con quelli nazionali. Ecco dunque la prima immagine che intendo evidenziare, quella di una Corte Costituzionale vigile e al tempo stesso permeabile, dinamica, proiettata in universi ordinamentali più ampi, sulla scorta delle clausole di apertura all'Europa e al mondo previste dalla nostra Costituzione. La conferma concreta di una propensione non acritica al confronto con le due corti europee si ha leggendo alcune decisioni. Dopo aver sollevato un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia, la Corte Costituzionale ha accertato la contemporanea violazione dei principi costituzionali e dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni che escludevano
Gli stranieri extracomunitari privi di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo dalla titolarità dell'assegno di maternità e di natalità, prestazioni riconosciute alle famiglie bisognose. Ha invece dichiarato inammissibili per difetto di rilevanza le questioni sollevate su disposizioni che i giudici rimettenti avrebbero dovuto disapplicare, poiché sulle stesse si era già pronunciata la Corte di Lussemburgo. In altra occasione, a fronte della contestuale attivazione del processo costituzionale e di quello davanti alla Corte di Lussemburgo, ha affermato che il giudice rimettente deve innanzitutto verificare la rilevanza della questione alla luce dell'avvenuta pronuncia europea. In una decisione in materia di credito al consumo ha precisato che gli effetti di una pronuncia del giudice europeo resa all'esito di un rinvio pregiudiziale non possono essere autonomamente limitati nel tempo nei singoli ordinamenti nazionali. In tema di doppio binario sanzionatorio, la Corte ha ravvisato in linea con la giurisprudenza europea la violazione del principio del ne bis in idem sancito dall'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali. Inoltre, in una decisione incentrata sull'articolo 3 della Costituzione, la Corte ha valorizzato anche l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali in materia di occupazione e condizioni di lavoro, dichiarando incostituzionale una disposizione che fissava un irragionevole limite massimo di età per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato. Questi sono solo alcuni esempi di una giurisprudenza consapevole dell'espansione di orizzonti che il diritto dell'Unione Europea offre anche quando impone limiti agli interpreti nazionali. Numerose sono inoltre le sentenze che richiamano la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, tutte incentrate su una corta selezione dei precedenti e degli argomenti adotti. Così è accaduto al fine di affermare i diritti dei minori, il diritto al ne bis in idem, il diritto dei detenuti di conferire riservatamente con i difensori, il divieto di ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia. In tutte queste disparate materie, con accenti diversi, tuttavia seguendo un unico filo conduttore, si è inteso affermare che senza nulla togliere alla tipicità del processo costituzionale, le tecniche argomentative possono arricchirsi e gli orizzonti di tutela dei diritti possono espandersi. Quanto all'attività complessiva della Corte, si deve sottolineare, con riferimento ai dati statistici meticolosamente illustrati dal Servizio Studi, che è preponderante in termini numerici la remissione delle questioni da parte dei tribunali ordinari, a conferma della vivacità di questo canale di accesso. L'incremento delle questioni che raggiungono la Corte in via incidentale, con un accresciuto numero di sentenze rispetto alle ordinanze, e l'affinarsi delle tecniche decisorie proiettano l'immagine di una Corte che lavora in modo solerte, tanto da aver ottenuto una diminuzione dei tempi di definizione delle questioni pendenti. Mi avvio ora a proporre alcune parole chiave che mi guideranno in un esame certamente non esaustivo delle aree tematiche che più hanno caratterizzato il lavoro della Corte nello scorso anno. Per un orizzonte più ampio rinvio alle pubblicazioni del Servizio Studi e all'annuario che anche quest'anno la Corte pubblica sul sito, oltre a farlo circolare in formato cartaceo anche in lingua inglese. La parola famiglia funziona da raccordo di alcune decisioni. Nell'adozione in casi particolari di soggetto minore di età, dopo aver ribadito che quest'ultimo ha lo status di figlio, la Corte ha riconosciuto il diritto dell'adottato ad acquisire i rapporti civili con i parenti dell'adottante. Ciò risponde al superiore interesse del minore, per questo è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una previsione che imponeva di applicare le regole sull'adozione per i maggiorenni. La Corte ha inoltre superato la regola tradizionale del patronimico, oggetto di un'ordinanza di autorimessione nel 2021,
In considerazione del diritto all'identità del figlio riconosciuto, nato nel matrimonio o adottato, e in forza dell'eguaglianza fra i genitori, si ritiene incostituzionale la sola attribuzione del cognome paterno e, salvo l'accordo per un solo cognome, si prevede l'attribuzione del cognome materno in aggiunta a quello del padre. In altro contesto, che riguarda il caso di protratta detenzione del genitore, per evitare grave pregiudizio al figlio minore, si è previsto il ricorso alla detenzione domiciliare speciale, misura alternativa volta proprio a tutelare questa finalità di cura. In materia tributaria, con riferimento all'esenzione dell'IMU sulla prima casa, si è valorizzata una nozione contemporanea di nucleo familiare, i cui componenti, per disparate ragioni, incluse le ragioni lavorative, non necessariamente risiedono sotto lo stesso tetto. È stata dichiarata l'incostituzionalità di una previsione che dava luogo a una disparità di trattamento nell'accesso all'esenzione a danno dei coniugi o componenti dell'unione civile che risiedessero in comuni diversi. In materia previdenziale, nell'estendere ai nipoti maggiorenni, orfani e inabili al lavoro il riconoscimento della pensione di reversibilità, si parla, e cito, di ultrattività della solidarietà familiare. Sempre in materia di pensione di reversibilità, pur dichiarando inammissibile il quesito prospettato dal giudice Quo per rispetto della discrezionalità legislativa, la Corte Costituzionale ha voluto ribadire la necessaria equiparazione tra figli nati fuori dal matrimonio e figli nati in costanza di matrimonio. La finalità dell'istituto è preservare il vincolo di solidarietà, anche se deve spettare al legislatore ridefinire la quota percentuale della pensione di reversibilità per il figlio nato fuori dal matrimonio e quella del coniuge superstite, non genitore del primo. La parola parità è fra quelle più ricorrenti nel linguaggio della Corte. Un ulteriore passo in avanti in tema di parità di accesso alle cariche elettive è stato fatto. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni relative alle elezioni nei comuni con meno di 5.000 abitanti, nella parte in cui non prevedevano l'esclusione delle liste inidonee ad assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi. Altra parola chiave, altro raccordo tra alcune decisioni, la parola chiave è salute. Le misure adottate dal legislatore per contrastare il diffondersi della pandemia da Covid-19 hanno posto la Corte Costituzionale di fronte a complesse decisioni volte a sindacare il bilanciamento effettuato dal legislatore e ad accertare il rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione. Nel dichiarare non fondate le questioni sollevate, la Corte ha chiarito che le misure restrittive di carattere generale, come la quarantena obbligatoria, adottate dalle autorità nel contesto pandemico, devono essere ricondotte nell'alveo della disciplina costituzionale relativa alle limitazioni della libertà di circolazione e non alle restrizioni della libertà personale. Si tratta di misure giustificate dall'urgenza di proteggere la salute nell'interesse della collettività, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e di adeguatezza nelle singole circostanze del caso concreto. Su altro versante si è ritenuta non in contrasto con la Costituzione la normativa che ha consentito solo alle farmacie, in quanto inserite nel Servizio Sanitario Nazionale e non anche alle parafarmacie, l'effettuazione di test e tamponi finalizzati a diagnosticare il contagio. La tutela della salute giustifica, anche nell'ordinamento europeo, restrizioni alla libertà di stabilimento e alla concorrenza. Le misure adottate per prevenire e contenere la diffusione del contagio fanno da sfondo anche alla definizione di alcuni conflitti tra poteri dello Stato. Nell'escludere che tali misure abbiano inciso su specifiche attribuzioni dei parlamentari, si è evidenziata l'urgenza di proteggere la salute e garantire la tutela della collettività. Anche nelle decisioni che attengono a ricorsi in via principale, la persona e la sua salute
occupano un posto centrale. In un giudizio su una legge pugliese che ha introdotto un esame genetico in grado di diagnosticare rare malattie ereditarie con largo anticipo ed esattezza, la Corte ha dichiarato non fondata la questione, fornendo tuttavia una interpretazione estensiva di una prestazione contemplata nei livelli essenziali di assistenza, LEA, idonea a consentire l'accesso al test anche nel caso di mero sospetto e non solo nell'ipotesi di accertata malattia. In questo contesto, gli organi politici sono comunque sollecitati ad aggiornare i LEA al fine di evitare l'obsolescenza delle cure e garantire l'eguaglianza nell'accesso alle migliori prestazioni sul territorio nazionale. Non si può non sottolineare la centralità di questo adempimento. Nel salvare la previsione, operata questa volta dal legislatore Molisano, del vincolo di destinazione di alcune somme a un fondo regionale per l'occupazione dei disabili, la Corte ne ha ravvisato la coerenza con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale e la comune finalità di assicurare tutela a situazioni di particolare vulnerabilità, come quella delle persone con disabilità, cui il disegno costituzionale dedica particolare attenzione, in quanto coinvolge un complesso, e cito, di valori che attingono ai suoi fondamentali motivi ispiratori. I principi di finanza pubblica devono dunque essere letti in armonia con la tutela dei diritti e il soddisfacimento dei bisogni delle persone. Tutela che non può non coinvolgere, nel rispetto delle specifiche sfere di competenze, sia lo Stato sia le regioni. Ecco un'altra parola chiave: ambiente. Tra le righe di complesse decisioni sul riparto di competenze si scoprono affermazioni mirate a considerare il bene ambiente come un'entità organica di valore costituzionale primario in cui rientra la tutela del paesaggio. Per tali ragioni, ha ribadito la Corte Costituzionale, le norme nazionali in tema di rifiuti e le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio si impongono a tutte le regioni ordinarie, nonché a quelle a statuto speciale, in quanto si configurino come norme di riforma economico-sociale. La Corte ha anche affermato che la prevalenza del piano paesaggistico regionale, frutto di elaborazione congiunta fra Stato e Regione, non costituisce una mera petizione di principio. Si evidenzia in tal modo la necessità di dover assicurare la conoscenza dell'intero territorio e di valorizzare una visione d'insieme, questa è una citazione, delle aree da tutelare. Sulla traiettoria che conduce alla tutela integrata del paesaggio e dell'ambiente si muove una Corte attenta ai grandi temi del presente, tra cui il contrasto alle emergenze climatiche. Nel ribadire il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, fondato anche nella normativa sovranazionale e internazionale, si sottolinea che il regime autorizzatorio in vigore costituisce un imprescindibile punto di equilibrio tra due interessi di fondamentale rilevanza assiologica, che risiede nel potenziamento delle fonti rinnovabili, combinato con la tutela del territorio. Anche nel 2022 la Corte ha valorizzato il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, da intendersi quale equivalente, in chiave istituzionale, della solidarietà tra i cittadini. Ciò è accaduto quando è venuto in rilievo il meccanismo della chiamata in sussidiarietà per l'istituzione di fondi a destinazione vincolata, nonché quando, per individuare gli strumenti idonei di tutela delle persone nelle forme e situazioni sociali in cui operano, articolo 2, la Corte ha sanzionato l'assenza di previsione dell'intesa nella definizione dei criteri dei riparti di un fondo a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, della ricerca, delle imprese danneggiate dal crollo di infrastrutture statali. La solidarietà, letta in chiave di raccordo istituzionale, rappresenta un grande tema contemporaneo.
Sono numerose le pronunce che riguardano i diritti inviolabili delle persone nel rapporto con le autorità pubbliche. La Corte ha ribadito che il fondamento costituzionale della disciplina del codice di procedura penale in tema di arresto in flagranza e di fermo di indiziato di delitto risiede nel terzo comma dell'articolo 13 della Costituzione. Le misure provvisorie di polizia limitative della libertà personale devono connotarsi per la natura servente rispetto alla tutela di esigenze previste dalla Costituzione e fra queste, in primo luogo, quelle connesse al perseguimento delle finalità del processo penale. Inoltre, facendo seguito a un'istruttoria avviata nel 2021, la Corte si è pronunciata sul tema delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, REMS, affermando che in un ordinamento ispirato al principio personalista, di cui ancora una volta l'articolo 2 della Costituzione, le misure di sicurezza nei riguardi degli infermi di mente incapaci totali si giustificano solo in quanto rispondano contemporaneamente alle finalità di cura e tutela dell'infermo e di contenimento della sua pericolosità sociale. In una pronuncia di inammissibilità, la Corte incalza il legislatore affinché intervenga a disciplinare organicamente la materia, nel rispetto degli articoli 13 e 32, secondo comma, e 2 Costituzione, e del principio del minor sacrificio necessario applicabile a tutte le misure privative della libertà personale. In tutt'altro contesto, quello dell'immigrazione clandestina, protagonista è una donna, imputata per aver accompagnato in Italia la figlia e la nipote minorenni e costretta a versare somme ingenti per varcare le frontiere, utilizzando servizi internazionali di trasporto e documenti contraffatti. Dopo aver accertato la sproporzione della sanzione irrogata se non vi è coinvolgimento con un'organizzazione criminale, con una sentenza ablativa la Corte rimuove il vulnus accertato, riducendo l'entità della pena per chi aiuti altri a entrare illegalmente in Italia. Questa decisione, insieme a molte altre, arricchisce la giurisprudenza relativa alla proporzionalità delle sanzioni penali e amministrative in tema di sindacato sulla cosiddetta dosimetria sanzionatoria. Il tema è divenuto sempre più centrale per la Corte Costituzionale e costituisce uno degli ambiti elettivi del vaglio di ragionevolezza sulle previsioni legislative. La Corte è poi ritornata sul tema della disciplina dei permessi premio ai condannati per reati ostativi e ha reputato ragionevole il doppio regime probatorio assurto al diritto vivente, oggetto di censura da parte del giudice rimettente, che differenzia la posizione del detenuto non collaborante per scelta da quella del detenuto non collaborante per impossibilità della collaborazione. In seguito la Corte si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa all'ergastolo ostativo sollevata dalla Corte di Cassazione nel 2020 per effetto della disciplina sopravvenuta adottata anche in seguito ai numerosi precedenti moniti della Corte stessa, ha disposto la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Le nuove disposizioni hanno infatti inciso sulle norme oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità. A seguito di fissazione di due udienze di rinvio, per invitare il legislatore a intervenire nel rispetto della sua discrezionalità, la restituzione degli atti ai giudici che avevano inizialmente sollevato la questione di costituzionalità affinché ne rivalutassero la rilevanza è un atto dovuto che riattiva l'interlocuzione con il giudice rimettente. La Corte mostra di voler consapevolmente governare le cadenze processuali al fine di dare spazio all'auspicato intervento del legislatore. La complessità di questa vicenda propone ancora una volta il tema della leale collaborazione fra Corte Costituzionale e Parlamento, tema da non trascurare nella sua rilevanza istituzionale. Il lavoro, in tutte le sue forme ed applicazioni, come recita l'articolo 35 della nostra Costituzione, torna all'attenzione della Corte,
con una declaratoria di incostituzionalità è stato fatto cadere l'aggettivo manifesta riferito all'insussistenza del fatto posto alla base dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, requisito quest'ultimo previsto originariamente per la reintegrazione del lavoratore. La pronuncia, pur affermando che non può essere sindacato il merito delle scelte organizzative del datore di lavoro, ha ribadito che il licenziamento deve avere una giustificazione e deve presentarsi quale ultima ratio. Con riferimento invece all'indennità prevista per i lavoratori licenziati da datori di lavoro di piccole dimensioni, nonostante il vulnus riscontrato, la Corte si è pronunciata con una inammissibilità in considerazione della pluralità di scelte affidate al legislatore per porvi rimedio, non senza omettere di evidenziare con un forte monito le disarmonie riscontrabili nella disciplina complessiva dei licenziamenti. A conferma poi della centralità della materia previdenziale, la Corte Costituzionale si è pronunciata sull'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS da parte dei liberi professionisti e ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale poiché la norma, censurata, ha una funzione di chiusura del sistema e trova il suo fondamento nella cosiddetta universalizzazione della tutela previdenziale. La Corte si è preoccupata, su altro versante, che non fosse pregiudicato il trattamento pensionistico dei lavoratori marittimi, dichiarando incostituzionale perché irragionevole la mancata neutralizzazione del prolungamento dei periodi trascorsi in effettiva navigazione, ove questi diano luogo a un calcolo sfavorevole del trattamento pensionistico. Quanto poi alle funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, affidate alle Camere di Commercio, si è chiarito che i risparmi di spesa non devono tradursi in uno sbilanciamento irragionevole a favore dello Stato, poiché a questi enti dalla natura anfibia fa capo la cura delle imprese per il loro sviluppo. Abbandono ora le parole chiave che ho scelto per illustrare il giudizio sulle leggi e mi avvio a dar conto delle altre competenze della Corte. Quanto ai conflitti tra enti, è stato rigettato il ricorso per conflitto promosso dalla Regione Siciliana. Si è affermato che l'Assemblea regionale opera un controllo politico quando approva bilancio e rendiconto, mentre spetta alla Corte dei Conti il controllo di legittimità e regolarità del risultato di amministrazione. La Corte ha accolto invece un ricorso per conflitto promosso dalla Regione Valle d'Aosta e ha dichiarato che non spettava allo Stato e per esso alla Corte dei Conti accertare la responsabilità amministrativa dei consiglieri regionali che avevano espresso un voto nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo politico. La Corte si è occupata dell'ammissibilità di 8 referendum abrogativi. 5 richieste hanno superato il vaglio di ammissibilità. 4 quesiti hanno avuto a oggetto disposizioni riguardanti a vario titolo la magistratura. Fra questi, il quesito relativo alla responsabilità civile dei magistrati è stato dichiarato inammissibile per il suo contenuto manipolativo e creativo. Inammissibile è stato dichiarato anche il referendum abrogativo di parti dell'articolo 579 del Codice Penale che punisce l'omicidio del consenziente. La Corte ha ritenuto questa disciplina costituzionalmente necessaria, poiché coinvolge una pluralità di interessi costituzionali e dunque postula un bilanciamento volto ad assicurare un livello minimo di tutela. Nel prendere in considerazione gli interessi di soggetti vulnerabili e deboli, la pronuncia della Corte ha posto l'accento su situazioni in cui una illimitata prevalenza della libertà di autodeterminazione può porre questi soggetti nell'incapacità di prestare un consenso ponderato e definitivo. Si può concretizzare in tal modo una potenziale lesione del loro diritto alla vita. Anche la richiesta di sottoporre al referendum abrogativo alcune disposizioni del testo unico sugli stupefacenti è stata dichiarata inammissibile. La trasparenza e al tempo stesso lo spessore di una scelta così complessa
si è tradotta in un accresciuto impegno comunicativo dell'allora Presidente della Corte Costituzionale, volto a illustrare le motivazioni delle sentenze nei loro imprescindibili risvolti tecnico-argomentativi, nell'intento di valorizzare la coerenza della Corte con i suoi stessi precedenti. Nelle sentenze sull'ammissibilità dei quesiti referendari, oltre a soffermarsi sulle materie in cui il referendum non è ammesso secondo quanto previsto dall'articolo 75, secondo comma, la Corte ha elaborato criteri sempre più scrupolosi circa il complesso dei valori costituzionali investiti dalla richiesta di abrogazione, quali sono, da intendersi, l'esercizio consapevole del diritto di voto e l'irrinunciabilità di una tutela minima di diritti e principi costituzionali. Nella locuzione leggi a contenuto costituzionalmente vincolato, la Corte fa rientrare, e lo ha fatto nelle pronunce citate, quei nuclei normativi che, se scalfiti, priverebbero del necessario presidio costituzionale taluni diritti, o come nel caso della magistratura, talune prerogative degli organi giurisdizionali. Il 2023 si è aperto con il ritorno della Corte Costituzionale nella sala di udienza, un luogo che incarna la storia di questa istituzione e che proprio per questo accoglie simbolicamente il rito da celebrare. La Corte, senza peraltro aver mai smesso o cessato di operare anche in tempi di precauzioni, di accentuata attenzione alla tutela della salute, si riappropria di uno spazio sociale entro cui prendono corpo le scansioni del processo costituzionale. Questo è il primo luogo della comunicazione e della trasparenza. La teoria del discorso, che riguarda anche le corti costituzionali, prende corpo nell'interagire dei dibattiti istituzionalizzati con le opinioni pubbliche informali, con l'intento di raggiungere le reti periferiche della sfera pubblica. Per questo, nella sala di udienza si assiste, come è tradizione, al rito di una Corte che ascolta, attenta alla persona, alla tutela dei beni primari, garante nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, arbitro nei conflitti tra enti e tra poteri, protesa nei giudizi di inammissibilità dei quesiti referendari a tutelare i diritti dei cittadini chiamati a votare. I diritti delle persone, così come il controllo sul rispetto dei limiti posti dalla Costituzione a tutti i poteri, controllo che spetta alla Corte esercitare, innervano il lavoro giurisdizionale della Corte in un processo deliberativo che è anche apprendimento e dunque comunicazione. Per questo è importante soffermarsi sulle parole pronunciate dalla Corte. Ho scelto prima alcune parole chiave, per illustrarne l'incisività nella vita quotidiana delle persone. Si coglie in queste parole la funzione della Corte che assicura il rispetto della Costituzione, costantemente aperta al confronto con il Parlamento, chiamato a dare sviluppo concreto a tali diritti. Nei richiami al legislatore, la Corte sviluppa un vaglio abbinato di ragionevolezza e proporzionalità, consolida la coerenza dei suoi argomenti, fondati sull'indipendenza e sul pluralismo dei suoi componenti. Ho esordito collocando la Corte Costituzionale in Europa e nel mondo, evidenziando il raccordo con le due Corti europee. Si crea in tal modo un sempre più armonico coordinamento delle tecniche argomentative e si perfeziona il ricorso ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità. La coerenza fra processi deliberativi serve a rafforzare la democrazia e lo Stato di diritto, che sono presupposti ineludibili nella creazione della pace. Vi ringrazio per l'attenzione.